Mi chiamo Carlo Ghezzi. La mattina del 15 dicembre del 1969 ero in Piazza Duomo con la tuta, con moltissimi altri lavoratori, a partecipare allo sciopero generale in occasione dei funerali di Piazza Fontana. CGIL, CISL e UIL avevano chiamato i lavoratori a difendere la democrazia, a chiedere con determinazione che fossero individuati e colpiti i colpevoli di un'efferata strage che aveva prodotto 17 morti e per solidarizzare con le famiglie così devastate nei loro affetti più cari. Piazza Fontana, 50 anni dopo, la memoria come anticorpo. Un dibattito a Palazzo San Giacomo in ricordo delle vittime della strage di Piazza Fontana, l'attentato terroristico nel centro di Milano presso la Banca Nazionale dell'Agricoltura. 17 morti e 88 feriti, il bilancio di quello che segnò l'inizio della strategia della tensione degli anni di piombo. Quello che non ha concluso forse è la costruzione di una memoria condivisa su quegli eventi, su quegli anni nel nostro paese. Quindi allo stesso tempo sono argomenti estremamente attuali perché hanno bisogno ancora di una riflessione. Lo stesso Stato avrebbe bisogno forse di raccontarsi su questi eventi. Cose estremamente necessarie. Ai ragazzi di oggi sembra proprio di non avere due delle tre dimensioni fondamentali dell'essere umano: passato, presente e futuro. Gli manca il passato e gli manca il futuro. Dunque, in questa dimensione di tutto presente, cerchiamo di avere strumenti per guidare anche il cammino degli altri. Ecco, questa è l'idea che secondo me rende molto importante quello che il Comune di Napoli, come tantissimi comuni in questo momento, stiamo facendo per fare in modo che il presente sia ancorato al passato, ma al tempo stesso sia premessa per il futuro. A una distanza di tempo che potrebbe far sembrare Piazza Fontana ancora troppo vicina o già troppo lontana, possiamo dire che la memoria ha fatto e prodotto molti più effetti di quanto sia avvenuto invece per il lato giudiziario e che è altrettanto importante oggi la ricostruzione e la comprensione dei fatti quanto la loro attualizzazione. Bisogna ricordare quelle 17 persone, bisogna ricordare quella 18ª vittima, Giuseppe Pinelli, entrato vivo in una questura del nostro paese ed uscito dopo alcuni giorni morto. E che oggi, grazie all'assessore alla cultura e al turismo Eleonora De Maio, si ricordi nella città delle quattro giornate, si ricordino i 50 anni da quella strage, significa che quell'impegno si rinnova giorno per giorno e di ciò le napoletane e i napoletani sono costantemente testimoni. L'idea è quella di mettere a confronto da una parte un'analisi storica dei fatti che hanno preceduto e dei fatti immediatamente successivi alla strage di Piazza Fontana e quindi ripercorrere la genesi degli anni a cavallo tra gli anni 60 e 70 e dall'altra parte però ragionare su quelle che sono le esperienze che in questo momento percorrono il paese delle destre eversive che crescono insomma, e che sono sempre più radicate all'interno di alcuni luoghi in particolare del paese e quindi riattualizzare quello che è il senso della memoria della strage di Piazza Fontana.